Ciao a tutti e ciao a tutte, ed eccoci qua di nuovo. Ho appena finito di girare il video sull'ora barbaro e mi sono ricordata che effettivamente c'è una cosa che ultimamente mi state chiedendo e che succede sempre quando avete due alternative. È successo nel caso del catame dell'indigo, che mi chiedevate ma qual è la differenza, quale devo usare nel mio mix tintorio, ed è successo adesso anche con il cedar che vi ho presentato qualche settimana fa, e l'acacia, perché effettivamente sono due piante dalle proprietà molto simili tra di loro, perché comunque riescono a rinforzare i capelli, a purificare il cuoio capelluto e anche a dare maggiore corposità ai capelli senza modificarne il colore, soprattutto quando parliamo di capelli medio scuri oppure scuri. La cosa che crea ancora di più confusione è che comunque sul mercato vengono tutti e due commercializzati sotto il nome di NA Neutro. Quindi l'unico modo per poter capire che cosa andrete ad utilizzare sui vostri capelli è guardare l'inci. Quindi il cedar lo troverete sotto il nome di Ziziphus jujuba, mentre l'acacia lo trovate come cassia obovata oppure come cassia angustifolia. Detto ciò, qual è la principale cosa differenzia l'acacia dal cedar? Anzitutto il cedar appunto ha anche delle proprietà lavanti, quindi contiene delle saponine e anche condizionanti, perché contiene delle mucilagini, cosa che appunto l'acacia non contiene. Ma l'acacia in cambio ha una molecola dal basso potere tintorio che, se ossidata e acidificata e utilizzata assieme ad un infuso di camomilla, potrebbe dare dei riflessi dorati sui capelli naturalmente chiari. Quindi, detto ciò, va valutato in base alle proprie esigenze, in base anche al risultato che desideriamo ottenere sui nostri capelli. Se appunto sui capelli molto chiari l'acacia potrebbe dare dei riflessi dorati, il cedar, che non contiene una molecola tintoria, non dovrebbe assolutamente modificare il colore dei capelli. Però va detto che in tutti e due i casi io consiglio di fare sempre un test di prova prima, perché ci sono stati casi di persone che comunque su un capello biondo nordico abbia comunque sia la cassia che il cedar abbia comunque modificato il colore, quindi scurito di una tonalità. Quindi proprio per evitare qualsiasi tipo di sorpresa, io vi consiglio che si tratti di cedar che non contiene una molecola tintoria oppure che si tratti dell'acacia che contiene comunque una molecola dal basso potere tintorio, fate comunque un test di prova. Un'altra cosa che differenzia l'acacia dal cedar è la famiglia di appartenenza. Quindi l'acacia appartiene alla famiglia delle leguminose, il che potrebbe dare delle reazioni allergiche in chi soffre di favismo, mentre il cedar, appartenendo alla famiglia delle ramnacee, è più difficile che provochi delle allergie, quindi potrebbe essere tranquillamente utilizzato anche appunto da chi soffre di favismo. In grande sono queste praticamente le differenze, quindi le proprietà antibatteriche, quindi che purificano il cuoio capelluto e che quindi rendono anche i capelli più sani, appartiene a tutti e due. Il fatto di poter lavare i capelli, utilizziamo il cedar. Nel mix tintorio io consiglio comunque di utilizzare l'acacia. Ci sono dei test scientifici pubblicati su PubMed che attestano anche come alcuni componenti dell'acacia riescono ad aggrapparsi al fusto, e quindi ecco perché abbiamo quella sensazione, una volta fatto l'impacco con l'acacia, che i capelli sono più corposi, più sani, più voluminosi, no? Nello stesso tempo io vi consiglio sempre di sperimentare. Lo sapete che non fa testo alcuna regola e che ogni capello è a sé, e se avete proprio se sperimentate una secchezza particolare sui vostri capelli utilizzando i mix tintori, io vi consiglierei, a parte sostituire appunto l'acqua con il gel di semi di lino, di provare a sostituire anche l'acacia con il cedar, perché nel mix tintorio riesce comunque a rilasciare le sue mucilagini e aiuta ulteriormente a prevenire la secchezza che potrebbe risultare in seguito ad un tempo di posa di 2-3 ore. C'è chi ama tantissimo l'acacia, io non riesco proprio a esprimere una preferenza, perché
Il cider come lavante capelli non ha proprio paragoni, è proprio insostituibile. Avete visto anche nel video che vi ho pubblicato, i capelli sono veramente di una corposità straordinaria. Mentre l'acacia, proprio per le sue proprietà ristrutturanti e rinforzanti, è ottima proprio come impacco curativo. Per quello vi consiglio di assolutamente sperimentare in prima persona e vedere e decidere voi stesse la preferenza a chi desiderate darla. E se volete potete anche condividere qui sotto se avete già deciso quale delle due preferite e lasciatemi un commento, sarei ben felice di potermi confrontare con voi. Chiudo qui, non so se riuscirò, ripeto di nuovo, a caricare un nuovo video entro il nuovo anno, vi voglio lasciare con i miei migliori auguri per l'anno a venire, vi voglio anche ringraziare per avermi seguita in questo percorso nel mondo delle erbe tintorie, spero che continuerete a farlo anche nell'anno a venire, che riusciamo a crescere assieme e a conoscere sempre più cose che la natura e sorprese che la natura ci riserva. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate il solito like, iscrivetevi al canale se volete seguirmi in questo percorso e noi ci vediamo forse nell'anno nuovo. Ciao!